Amici di Attisport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri, la pallanuoto vista da vicino. Si prepara a tornare in acqua il campionato di Serie 2 maschile che sta per archiviare la sosta tra la fine dell'andata e l'inizio del ritorno. E andiamo nuovamente oggi in casa della Como Nuoto Recoaro, formazione lombarda che milita nel girone nord del campionato di A2. E per farlo è venuto a trovarci l'attaccante del 7 Lariano, Giacomo Marchetti. Ciao Giacomo, benvenuto. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui, tanti tutti voi. Ascolta, iniziamo la nostra chiacchierata andando un po' indietro nel tempo. L'ultima uscita del girone d'andata, una goleada. Il Como Nuoto Recoaro chiude la prima parte della sua stagione regolare, travolgendo 18-6 la Radinantes Imperia. Ti chiedo quali indicazioni vi ha lasciato la netta vittoria ottenuta con i Liguri. Allora, la vittoria contro Imperia, diciamo che non era sicuramente scontata, anche se il risultato direbbe l'opposto, ma siamo partiti subito concentrati e questo ci ha permesso di dare un distacco sin dall'inizio. Ovviamente questa partita ci ha insegnato di essere rimanere concentrati per tutta la partita perché c'è stato un momento in cui loro ci hanno raggiunti con anche abbastanza furbizia dai giocatori più esperti. Infatti siamo arrivati sul 6-4, mi sembra, al secondo tempo, però riportando la partita sotto il nostro ritmo siamo riusciti a Poi a distaccarli così tanto. Certo. Che tipo di lavoro sta svolgendo la squadra durante questa sosta? Allora, settimana scorsa abbiamo fatto degli allenamenti abbastanza pesanti in una settimana di carico e sicuramente in vista per la prossima partita che è contro Meta Napoli. Questa settimana penso ci faccia lavorare più sulla parte tattica, quindi proveremo i nostri schemi e sicuramente ci preparerà bene alla partita. Certo, si è chiusa, abbiamo detto, la prima parte della vostra regular season. Andando oltre le più rose previsioni, siete in piena lotta per un piazzamento nei playoff. E ti chiedo quale bilancio possiamo tracciare del vostro percorso in questa prima parte di torneo. Allora, io direi un ottimo traguardo, soprattutto cioè facendo un paragone con l'anno scorso, diciamo che ci sono state poche partite in cui non siamo stati in noi, in cui abbiamo giocato male, tra cui mi sembra la quarta contro Arenzano, che eravamo tutti molto stanchi dal viaggio, infatti abbiamo perso anche male 11-4 e la trasferta con Bologna che non siamo stati lucidi e non abbiamo portato a casa la partita ma soltanto un pareggio. Queste sono direi le uniche due partite che abbiamo giocato non al nostro livello per varie motivazioni. Paragonando all'anno scorso, direi che c'è un netto miglioramento in quanto tutte le trasferte le giocavamo malissimo e eravamo sempre disorganizzati durante le trasferte. Direi che questo è già un ottimo miglioramento. Assolutamente. E c'è una situazione che io direi alle spalle delle due battistrada, Rarinantes Camogli, capolista a punteggio pieno e Reale Mutua Torino 81, decisamente interessante. Ci sono quattro squadre raccolte nel giro di 2 punti che si disputano altrettanti piazzamenti per poter entrare in zona playoff. Secondo te, quali saranno i fattori decisivi lungo queste 11 giornate per arrivare a mettere la testa avanti agli avversari e prendere uno di questi 2 posti, perché sembra una banalità, ma su 4 due squadre rimarranno poi a guardare. Sì, assolutamente.
fattore che sarà più incisivo, secondo me, saranno le partite fuori casa, perché nelle partite in casa notiamo che abbiamo sicuramente il fattore campo da parte nostra, anche se non giochiamo ma a Busto, comunque tendiamo a giocare meglio rispetto alle partite fuori casa. Quella più difficile sarà sicuramente con Brescia, che sappiamo tutti che Brescia in casa è veramente una squadra tosta. Un'altra di queste trasferte toste sarà Sori, primo per la distanza e secondo perché non è, anche se abbiamo vinto con 4 gol di vantaggio in casa nostra, non è assolutamente scontato che andiamo in Liguria a vincere, quindi queste saranno le partite più toste, secondo me, se, Certo. escludendo comunque Camogli fuori casa e Torino che sono abbastanza avanti. Certo. E il percorso riprende dal derby contro la Waterpolo Milano Metanopoli. Che tipo di partita ci dobbiamo aspettare? È una squadra Allora, in crescita rispetto a inizio anno, no? sì, assolutamente. All'inizio dell'anno abbiamo vinto di 5 gol, anche abbastanza facilmente, rispetto alla squadra che abbiamo affrontato all'inizio campionato, che mancava Scollo, appunto, uno dei pilastri di quella squadra, un buon giocatore sicuramente. Anche il Questo portiere, Mugelli. sì, anche il portiere chiaramente sarà chiaramente più difficile con questi due giocatori in più rispetto alla partita di andata, però sicuramente il fattore campo che giocheremo a Monza, visto che era la piscina in cui giocavamo in casa l'anno scorso, sicuramente oddio, sicuramente sarà più facile per noi visto che conosciamo la piscina e non dico che sarà una partita facile, ma che comunque ce la giocheremo. Certo, chiudiamo la nostra chiacchierata con l'ultima battuta. Dove si deciderà secondo te questo match? Questo match si deciderà al terzo tempo, che solitamente è il tempo in cui noi tendiamo a calare, e come si è visto anche con Camogli, che abbiamo preso 5 gol al terzo tempo, o come Alavagna, che cioè, io non c'ero, ma vedendo la partita al terzo tempo abbiamo preso 4 gol in 3 minuti per il nostro solito blackout che abbiamo durante le partite, che avviene solitamente al terzo tempo, quindi sicuramente quello sarà il momento decisivo della partita. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Io ringrazio Giacomo Marchetti per essere stato insieme a noi. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Giacomo, grazie. Ciao, ciao a tutti.